tu impari a essere te stesso, ad assumere degli atteggiamenti che non sono una ricerca spasmodica di non so che, ma ti accontenti di quello che hai e gioisci per quello che hai. I am looking for the better day. You seem like they just stay away whenever I try. Qui comincia la tua serata. Dove stiamo andando? Stiamo andando a prendere qualcosa da mangiare che ci dà un bar qui vicino alla stazione. Normalmente le cose che gli rimangono non le ricicla, ce le dà e poi quando io faccio il giro la sera li distribuisco. Tu cosa fai la sera? Cosa fai alla stazione? Allora, io alla stazione praticamente ci vivo perché essendo il responsabile della cappella devo dire che è stato un dono da parte del Signore, ma un dono che si è concretizzato con il vescovo Monsignor Accolla, ma anche con Monsignor Di Pietro. Ci hanno dato la possibilità di gestire la cappellania della stazione per essere più presenti fra gli ultimi e anche essere una presenza fissa per gli operai, per i dipendenti della stazione, per i passeggeri, come diceva San Francesco, stare tra la gente e soprattutto con i poveri e tra i poveri. Ogni sera la stazione è teatro talvolta di cose spiacevoli, ma anche di tanta solidarietà. Sì, cose spiacevoli, ma che poi diventano anche piacevoli, perché grazie anche ad una rete che si è venuta a creare con la Polfer, la Polizia Ferroviaria, con i volontari di strada della Medio Hospes, tra noi, i servizi sociali del comune, riusciamo veramente a prenderci quelle soddisfazioni belle di togliere qualcuno dalla strada, di aiutare qualche famiglia. Sperimento veramente tanta umanità, molta umanità. Alla stazione ogni sera consegnano dei pasti caldi e anche del vestiario. Siete tante associazioni, c'è anche lei con il suo gruppo, salvate tante vite. Sì, ogni sera ci sono associazioni diverse. I volontari del santuario di Nostra Signora di Lourdes con l'Ordine Francescano Secolare si occupano della distribuzione e poi dell'unità di strada sia il sabato ma anche la domenica, mentre noi frati siamo una presenza fissa. Non è tanto il panino, ma è l'affetto, il sorriso, l'ascolto, l'essere vicino, l'essere punto di riferimento, perché il pane alla fine te lo dà chiunque. A Messina non si muore di fame, c'è tanta gente che veramente è generosa. Se entri in un bar, un arancino, un pitone te lo regalano. Quello che è la dimensione affettiva, no. Tu hai 58 anni, sì. E da 18 anni fai una vita che com'è? Sono contento di questa vita, anche di quello che ho passato. Cosa ti è successo 18 anni fa? 18 anni fa ho perso un figlio, disgraziatamente. Una caduta da un cantiere. E da quel tempo, per dire, sono caduta tipo in depressione, così, e ho preso questa strada. Cosa fai ogni sera? Ogni sera vengo qua e prendo qualche pasto caldo, qualche cosa, porto a casa. Tu hai una moglie? Sì, una moglie e due figli. Queste cose non accettano loro. Io ho preso questa strada, loro, per dire, i miei figli, così, sono nemiche di queste cose. Tu però fai una cosa bellissima, perché oltre a venire qui ogni sera a prendere un pasto caldo, sei anche un volontario. Sì, quando c'è di aiutare io sono sempre presente. Tu sei contento però, perché sì, mi hai detto sì, io avrei potuto prendere una strada diversa. Per vedere la strada, per vedere come l'alcolismo, come per dire la droga, queste cose, invece no. Ho trovato la strada buona, no? E mi sono tranquillo. Di quello che ho passato sono tranquillo, grazie a Dio. Riprendiamo il nostro viaggio, abbiamo preso le vivande, ma non solo, vivande e vestiario, l'hai detto poco fa. Affetto, conforto. Prima ci hanno raccontato una storia bellissima, la storia di una persona che avrebbe potuto prendere una strada sbagliata e invece grazie
a voi non soltanto usufruisce, diciamo, dei vostri servizi, ma vi aiuta anche. Sì, vabbè, io sono arrivato da 4 anni, bisogna anche dire che Messina dal punto di vista caritativo è sempre stato organizzato bene. La Caritas ha sempre lavorato, le associazioni, ci sono associazioni che lavorano in stazione ormai da 25 anni. E poi io sono arrivato 4 anni fa e mi sono inserito in un contesto che già era preparato. Ognuno con il proprio stile, noi come frati minori, e la nostra presenza è da frati minori, cioè da fratelli più piccoli, più poveri, così come voleva San Francesco, che diceva di essere lieti quando si è in mezzo alla gente e fra quelli di poco conto. Quindi siamo allo stesso livello. Lo stile francescano è quello di mettersi allo stesso livello. Non è che io do perché sono ricco e lui riceve perché è povero. No, è una condivisione ed è anche uno scambio continuo. Gesù non dice di andare a dare chissà che cosa, ma di evangelizzare i poveri, ed è questo a cui miriamo. Non è fare proselitismo, ma evangelizzare per essere evangelizzati. Io, stando con loro, imparo che cos'è la fraternità, che cosa sono le esigenze vere, perché noi ci creiamo tante esigenze, abbiamo bisogno di tanto, ma poi, stando con i poveri, che sono nostri maestri, a essere te stesso, ad assumere degli atteggiamenti che non sono una ricerca spasmodica di non so che. Fra Giuseppe, ci hanno raccontato che da quando ci si trova alla stazione la situazione lì è cambiata. Non lo so, può darsi, perché come ti dicevo io scendo ai loro livelli, anche quando si incavolano io mi incavolo, e quindi vedendo un frate che si incavola dice: qua forse dobbiamo cambiare registro. E questi fratelli, queste sorelle, a Natale e in Quaresima, il periodo della novena, pregano, si fanno la novena con me sotto i portici della stazione. La prostituta che ti porta il bambinello, loro che leggono, che si canta, e così per la Via Crucis. Portano la croce, leggono le stazioni ed è partecipata. Ho sempre un piccolo gruppo di 15-20 persone, e poi soprattutto il rispetto dei musulmani. Non ti arriva l'ubriaco a disturbare, perché sono loro stessi che lo rimproverano. E adesso dove stiamo andando? Stiamo andando alla Caronte, dove c'è qualche fratello, ma non si ferma neanche lì, perché l'azione, ma non soltanto la nostra ma anche di altre associazioni, devo dire, ma io parlo per quello che facciamo noi francescani, è di occuparci di questi fratelli per i bisogni che hanno a livello medico, anche nel disbrigo di documenti, qualsiasi cosa. Come ti dicevo, è lo stare accanto e condividere pezzi di strada. Dalla Rada San Francesco, dalla Caronte, poi si va a Villa Dante. Chi incontrate? Italiani, stranieri? Che bisogni hanno? Che passato hanno? Che storia hanno? Allora, incontriamo un mondo e i bisogni sono sempre diversi. Ti imbatti in storie pazzesche. 3 mesi fa abbiamo incontrato una persona che voleva togliersi la vita. Lo abbiamo aiutato, dato anche da una psicoterapeuta, abbiamo cercato di aiutarlo, poi la vita gli ha riservato un'altra batosta e non ce l'ha fatta, e purtroppo si è tolto l'esistenza. Però noi abbiamo provato a farlo sentire a proprio agio. Poi sperimenti questi fallimenti e capisci che non sei l'onnipotente, che sei uno strumento nelle mani di Dio e puoi fare quello che puoi fare. Poi alla fine è sempre l'uomo che decide, sono loro che decidono se vivere o morire, se stare in strada o andare in una casa d'accoglienza. Per esempio, tre sere fa mi chiama la polizia, la Polfer, e c'erano 4 donne, tre ragazze con la mamma, provenienti dall'Afghanistan, senza una casa, non avevano dove dormire. E allora, grazie ai padri rogazionisti, siamo riusciti ad inserirle. Arriviamo in stazione, una ragazzina di 16 anni della Costa d'Avorio con un ragazzo che ci fa da traduttore, da interprete, che praticamente è scappata dal centro di accoglienza di Palermo per andare a Napoli, dove c'era una misteriosa amica che gli stava procurando un lavoro. Immagina che siamo stati a telefonare, poi finalmente i servizi sociali con la dottoressa Tornesi siamo riusciti a collocarla
in un centro di accoglienza qui a Messina per poi trasferirla l'indomani a Reggio. E siamo rimasti con la polizia sino alle 3 di notte. Questo serve, e ci tengo a dire, per dire alla città di Messina cosa si fa, perché molte volte non lo sanno, vedono il barbone di fronte alla Caronte e dicono: ah, ma perché non fanno nulla? Ogni sera lo facciamo, io è da 3 anni che non mangio più la sera con i frati e quando arrivo sono stanchissimo, ma di una stanchezza gratificante, di una stanchezza che diventa veramente un qualcosa di bello, di crescita per me stesso. Io se dovessi rifare di nuovo la scelta la rifarei nuovamente, mi rifarei frate non una volta, 10.000 volte. A volte non riesco a fare il giro, magari sono fuori, ma prima di rientrare in convento... In questo gran lavoro, in questo viaggio che fai ogni sera col tuo doblò, non sei da solo però? No, non sono da solo, a volte io salgo sul furgone con le volontarie della Medio Hospes, che sono degli angeli, perché sia a livello professionale sia a livello umano, e poi vengono con me 2 frati che sono in formazione iniziale ancora, fra Alessandro e fra Giuseppe, e poi ogni lunedì qui in stazione, alla cappella dove ci stiamo recando per chiuderla, c'è fra Jimmy che si mette a disposizione, se non c'è lui ci sono gli altri frati che si mettono a disposizione sia per ascoltare e sia anche per amministrare il sacramento della confessione. Forse manca un po' di rete in più, perché il rischio è quello del protagonismo, di essere autoreferenziali, cosa che possono pensare anche per me. Io vengo qui perché sono mandato dalla mia fraternità, dalla fraternità provinciale e dalla fraternità locale. Oltretutto, essendo anche il delegato per la provincia dei frati minori per quanto riguarda a livello regionale, per quanto riguarda il servizio agli ultimi poveri, è un qualcosa che faccio come mansione. E poi la cosa bella è che abbiamo il mandato e la benedizione di Monsignor Accolla e di Monsignor Di Pietro, che sono stati loro a volerci dare la cappellania della stazione. Abbiamo chiuso questo avamposto dedicato agli ultimi. Fra Giuseppe, ogni sera quando chiudi questa porta, cosa pensi? Allora, quando chiudo la porta, intanto immagazzino silenzio e solitudine, perché sembra paradossale quello che sto dicendo, ma è un luogo, te ne stai accorgendo, un luogo di silenzio. E questo silenzio mi aiuta a mettere nelle mani e nel cuore di Dio, nella preghiera, tutti coloro che incontro, tutti coloro che si affidano alla mia preghiera, tutti coloro che hanno bisogno di una carezza di Dio, i tanti bambini, minori non accompagnati che arrivano, tutti i giovani che ogni sera cercano di passare lo stretto per arrivare a Napoli, a Roma e per proseguire, praticamente tutte le situazioni di disperazione e di disagio, li metto qui in questa cappella, li consegno al Signore. E la stessa cosa poi faccio quando arrivo in convento, che mi chiudo nella stanza nel silenzio e lì cerco di tenere fuori la porta tutte le problematiche per poi riprenderle di nuovo la mattina e ricominciare.